L'autonomia strategica sulle materie prime critiche è fondamentale per la nostra Europa, per il suo sviluppo e la sua crescita, per le sue imprese e quindi per i suoi cittadini, ma anche per le sue libertà e la sua indipendenza. E pensiamo che proprio sul riciclo delle materie prime critiche l'Italia possa essere all'avanguardia in Europa e in Occidente. Mentre governo e Parlamento sono al lavoro per definire la strategia nazionale sulle materie strategiche, che entro il 2030 dovrà mettere in sicurezza le forniture dirette all'industria nostrana e rispondere alle ambiziose sfide del Critical Raw Materials Act dell'UE, gli operatori del Waste Management lanciano dal basso la loro piattaforma programmatica con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo della filiera del riciclo. È Rigenerare, l'hub italiano ideato da IREN per mettere assieme i protagonisti del panorama nazionale del recupero dei rifiuti, tra cui le tre principali sigle nazionali di comparto, Assoambiente, Utilitalia e Confindustria Cisambiente, per condividere competenze e visioni e lavorare insieme allo sviluppo del riciclo. Il tema della dipendenza dei materiali critici è sicurezza nazionale. È sicurezza nazionale, è sovranità nazionale, è sicurezza europea. L'Europa con il Raw Critical Material Act di marzo del 2023 ha iniziato a discuterlo, ora bisogna cominciare a buttarlo in pratica. Come si butta in pratica? Beh, allora, intanto creando una comunità di portatori di interessi e, ha detto bene il Ministro, se c'è un'area dove l'Italia può fare, diciamo, da leader è sicuramente nel campo del riciclo, dove abbiamo aziende a vario titolo, che hanno la tecnologia, che hanno gli impianti, che hanno la capacità di riciclare. Secondo una ricerca Ambrosetti commissionata da IREN, il fabbisogno di materie prime critiche strategiche come rame, cobalto o terre rare è previsto crescere entro il 2040 tra le 5 e le 11 volte in funzione del grado di specializzazione produttiva. Una loro fornitura sicura e stabile sarà essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica e digitale. Noi dipendiamo dal 100% per tutte le terre rare pesanti, per l'80% delle terre rare leggere e dal 56% di tutti i materiali critici che vengono dalla Cina per la nostra industria. Che significherebbe che più del 50% del prodotto interno lordo dell'industria italiana dipendente dai materiali critici si fermerebbe. Quali sono queste industrie? Beh, l'aerospazio, la difesa, l'elettromedicale, la digitale, cioè stiamo parlando del core del business, diciamo, tra i più strategici. Per questo l'UE ha scelto di puntare anche sul riciclo, che entro il 2030 dovrà soddisfare almeno il 25% dei consumi dell'industria del continente. Ma in un'Italia leader nel recupero di materia dai rifiuti, le filiere dedicate alle materie critiche strategiche sono quasi tutte da costruire. Oggi con una decina di impianti noi potremmo recuperare più del 30% di molti dei materiali critici che ci servono. L'Hub Rigenerare si concentrerà sul monitoraggio della filiera in Italia, sull'identificazione delle criticità e sull'implementazione di azioni e iniziative di sviluppo dei processi industriali, sulla promozione delle migliori pratiche e dei nuovi modelli imprenditoriali. Un'iniziativa in linea con la strategia del governo, ha detto il ministro Urso, e con gli indirizzi del decreto sulle materie prime critiche attualmente in discussione in Parlamento. Una vera e propria riforma per consentire al nostro Paese di essere davvero all'avanguardia in Europa. Un testo che tuttavia non ha convinto proprio gli operatori del riciclo, che chiedono un intervento più ampio e strutturato per sciogliere i nodi che frenano l'industrializzazione dei processi di recupero. Quattro criticità fondamentali rispetto al tema riciclo. La basso tasso di raccolta dei RAE, la tempistica delle autorizzazioni, tendenzialmente molto lunghe, la difficoltà nel qualificare l'end to waste e lo scarso sviluppo delle reti impiantistica a tecnologia complessa. Tra i principali ostacoli allo sviluppo delle filiere industriali del riciclo di materie critiche strategiche, gli ancora troppo bassi tassi di intercettazione dei rifiuti tecnologici, che non garantiscono le economie di scala necessarie a sostenere gli investimenti. Quella della raccolta è, come hanno detto tutti, una sfida importante e si concentra soprattutto su una tipologia di RAE che spesso sfugge proprio alla raccolta, che sono quei piccoli elettrodomestici che spesso rimangono anche nei cassetti per decenni delle persone nelle case. Le regole ci sono, è vero, c'è una cosa però che manca completamente secondo me in questo paese e nel mio ambito, nel mio settore, che è l'ambiente.
e della sensibilizzazione di coloro che hanno in mano quegli oggetti che noi dovremmo riciclare. Sfida sulla raccolta, soprattutto in certe latitudini italiane, insomma è abbastanza interessante da affrontare, considerando che fra l'altro le scelte pubbliche amministrative a volte sono un po' fallaci perché vanno su appaltini da 2 anni. Ma noi gli impianti, le tecnologie e le capacità industriali ce l'abbiamo in questo paese, anzi, migliori d'Europa.